When hours have gone by, I'll close my eyes in a world far away. We may meet again, but now hear my song. But the dawn of the night, let's sing the bard song. Tomorrow Lieto crepuscolo a tutti dalla voce di Simone Colaiacomo. Questo è Genius Loci, lo spirito del luogo. Oggi toccheremo un argomento particolare e sconosciuto, è più. L'Edda in prosa. Da alcuni, conosciuta anche come Edda di Snorri, non è altro che un manuale di poetica norrena contenente diverse storie della mitologia nordica, appunto norrena. Fu scritto per far comprendere ai lettori, a tutti quei poeti norreni legati a tale letteratura, tutte quelle ricchezze dei versi allitterativi che erano e sono particolarissimi, poiché tali versi avevano suoni che si ripetevano a seconda della struttura, che era comunque ben definita, allo scopo di afferrare il significato nascosto di molte kenningar, di uso frequente nella poesia norrena. Ho usato questa strana parola, kenningar. Nella letteratura medievale norrena, una kenning, in cui plurale è appunto kenningar, è una frase poetica che va a sostituire, rimpiazzandolo attraverso una perifrasi, un giro di parole, come il nome di una persona o di una cosa. Quindi esprime una cosa in termini di un'altra. Faccio un esempio per facilitarne la comprensione. Nella letteratura inglese antica, il mare veniva spesso indicato con frasi come Segl Rad, che sta a significare strada delle vele, quindi una via, una strada percorsa dalle vele delle navi. Questa è una bellissima immagine. Invece Swan Rad, che vuol dire strada dei cigni, verosimilmente questa per indicare un lago dove nuotano quelle bellissime creature che sono appunto i cigni. Oppure Hevl Veg, via delle balene. Quest'ultima citazione la si può trovare anche in Beowulf, nella forma Ronrad, strada delle balene in questo caso, e non via come era quella precedentemente descritta. Ma la letteratura norrena, anglosassone e celtica anche, però, ne hanno fatto un larghissimo uso. E questo fantastico artificio associato alla pratica delle allitterazioni fa sì che molte di queste kenningar siano divenute formule tradizionali riproposte poi attraverso i secoli da diversi autori. Ma torniamo a colui che ha dato in parte nome all'Edda. Fu scritta dal dotto storico islandese Snorri Sturluson attorno all'anno 1220. Questa, l'Edda appunto, è arrivata sino a noi in 7 manoscritti principali, scritti all'incirca fra il XIV e il XVII secolo. Il titolo con cui essa è nota è Edda in prosa, come vi dicevo, ma va distinta da un'altra opera norrena, avente un contenuto simile, sempre in versi,
ritrovata anonima alcuni secoli dopo l'epoca in cui visse Snorri, l'autore dell'Edda in prosa, e a quest'altra fu dato il nome di Edda su imitazione proprio dell'opera di Snorri. Oggi quest'opera è nota con il nome di Edda Maggiore o Edda Poetica. L'Edda in prosa è composta da un prologo e tre parti. Fimirsong, Hoc Formali, intestazione e prologo sarebbe questa la prima. Gylfaginning, che sarebbe l'inganno di Gylfi, realizzata in circa 20.000 parole, nella quale Snorri presenta i miti e tutte le divinità più importanti attraverso una serie di episodi tratti da una cosmogonia e dalla mitologia norrena. Skaldskaparmal, dialogo sull'arte poetica, questo qua è strutturato su 50.000 parole circa, all'interno del quale Snorri si è occupato di tutte quelle metafore, appunto i Kenningar che dicevamo precedentemente, particolarmente in voga appunto presso gli Scaldi e nel periodo norreno. La quarta, l'Aptatal, che è il trattato di metrica, questo strutturato su 20.000 parole, nel quale Snorri esamina i ritmi e i tipi di strofa. Ma adesso vorrei leggervi l'introduzione dell'Edda in prosa, così anche da farvi capire in maniera un po' più chiara di cosa si parla. In principio Dio Onnipotente diede forma al cielo e alla terra e a tutte le cose che vi appartengono, e infine creò due uomini da cui sono discese le stirpi umane, Adam ed Evu, i cui figli si moltiplicarono e si diffusero in tutto il mondo. Col trascorrere del tempo, tuttavia, l'umanità si diversificò. Alcuni erano buoni e giusti, ma molti altri si volsero ai piaceri del mondo e violarono i comandamenti di Dio, e perciò Dio sommerse il mondo con un diluvio ed annegò tutte le creature viventi, tranne quelle che si trovavano sull'arca di Noi. Dopo il diluvio di Noi sopravvissero 8 persone, le quali abitarono la terra, e fu da loro che discesero le stirpi umane. Eppure successe di nuovo, come in precedenza. Quando gli uomini popolarono la terra, moltissimi cominciarono a bramare le ricchezze e gli onori del mondo e trascurarono di obbedire alle leggi divine, arrivando al punto di non nominare più Dio. E chi avrebbe potuto raccontare ai propri figli delle grandi opere di Dio? Fu così che costoro dimenticarono persino il nome di Dio, e nel vasto mondo non si poté più trovare nessuno che potesse riconoscere il proprio creatore. Nondimeno Dio elargì agli uomini molti doni terreni, ricchezza e salute, affinché nel mondo vi fosse gioia. Egli elargì loro anche la sapienza, così da permettere loro di comprendere tutte le cose del mondo e tutto ciò che potevano distinguere nell'aria e sulla terra. Gli uomini si meravigliavano e si chiedevano come fosse possibile che la terra, gli animali e gli uccelli condividessero per certi aspetti la medesima natura, sebbene per altri fossero diversi. La loro natura si rivelava identica qualora si scavava sulla cima delle montagne e sgorgava fuori l'acqua, e non era necessario cercarla più in profondità che non scavando nelle valli. Ma anche negli animali e negli uccelli il sangue si trovava alla stessa profondità, sia nella testa che nei piedi. Un'altra caratteristica della terra era che erbe e fiori spuntavano ogni anno e poi, nello stesso anno, appassivano e sfiorivano. Allo stesso modo, ogni anno, peli e piume spuntavano e cadevano, anche sugli animali e sugli uccelli. E questa, infine, era la terza natura della terra. Quando veniva aperta e scavata, l'erba cresceva alla sommità del terreno di riporto. Rocce e pietre venivano dunque paragonate ai denti e alle ossa dei viventi. Da queste osservazioni, gli uomini conclusero che la terra fosse viva, che avesse una coscienza di qualche tipo, e la ritennero antichissima di età e potente per natura. Essa nutriva tutti i viventi e riprendeva a sé quelli che morivano.
perciò gli uomini le diedero un nome e contarono i loro antenati fino ad essa. Dai loro vecchi avi impararono che molte centinaia di inverni erano stati contati da quando esisteva la Terra, insieme al Sole e alle stelle del cielo, ma i percorsi di questi astri erano tra loro diversi. Alcuni seguivano tragitti più lunghi, altri più brevi. Da qui gli uomini sospettarono che ci fosse qualcuno a governare le stelle del cielo e dirigerle secondo la propria volontà, e che dovesse essere forte e potente, e di costui ritennero che, essendo in grado di dominare gli elementi primordiali, fosse venuto ancor prima delle stelle del cielo. Compresero anche che, se questi dirigeva i movimenti degli astri, dovesse anche governare lo splendore del sole, la rugiada dell'aria, i frutti che nascono dalla terra, e ancora, i venti nell'aria e le tempeste sul mare. Pur non sapendo dove fosse il suo regno, essi credettero che costui regnasse su tutte le cose della terra e dell'aria, del cielo e dei corpi celesti, del mare e dell'atmosfera. Pertanto, affinché tutto questo si potesse tramandare e affidare alla memoria, essi stessi diedero nomi alle cose, e tale tradizione si evolse in molti modi. Così, mentre i popoli si separavano e le loro lingue si differenziavano, si compiva quell'opera che fu la grande e la più grande del mondo. In vecchiaia, Noi divise il mondo tra i suoi tre figli. A Cam diede la parte occidentale, a Yafet quella settentrionale ed a Sem quella meridionale, fondando quella partizione da cui sarebbe poi derivata la divisione del mondo in tre parti. Al tempo in cui i loro discendenti si diffondevano sulla terra, si accrebbe tra gli uomini il desiderio di ricchezze e potere. Essi escogitarono pratiche e arti che non erano mai state scoperte prima di allora, e ciascuno ottenne fama e ricchezza con il proprio ingegno. A tal punto essi spinsero il loro orgoglio, che gli africani, discendenti di Cam, invasero quella parte del mondo destinata alla discendenza del loro fratello Sem. Quando l'ebbero conquistata, il mondo parve loro ancora più piccolo. Così innalzarono con pietre e tegole una torre, con la quale intendevano raggiungere il cielo in quella valle chiamata Sendar. E quando l'edificio era già così alto da levarsi al di sopra dell'aria, i costruttori non erano meno impazienti di continuare il lavoro, Dio si avvide di quanto fosse smisurato il loro orgoglio e decise che li avrebbe umiliati in qualche modo. Ma lo stesso Dio, che è onnipotente, avrebbe potuto in un batter d'occhio abbattere la torre e ridurre in polvere gli stessi uomini, preferì invece vanificare i loro intenti, facendo sì che l'uno non riuscisse più a capire cosa gli dicesse l'altro, e far sì che gli esseri umani si rendessero conto di quanto fossero piccoli. Accadde dunque che nessuno comprendeva più cosa l'altro gli comandasse, e l'uno distruggeva ciò che l'altro gli ordinava di costruire, finché tutti cominciarono a litigare tra loro e venne così vanificato il proposito di costruire una torre. Colui che era il loro capo si chiamava Zoroastres. Egli rise prima di piangere, quando venne nel mondo. I capomastri erano 72 e altrettante lingue vi furono nel mondo, quando i capi tribù vennero dispersi per le terre e le nazioni si fecero numerose. Nello stesso luogo venne costruita la famosissima città che prese nome dalla torre e fu chiamata Babylon, e con la confusione delle lingue si moltiplicarono i nomi degli uomini e delle altre cose. Lo stesso Zoroastres aveva molti nomi, e sebbene avesse capito che l'orgoglio umano fosse stato abbattuto assieme alla torre, continuò ad agire per il potere terreno e riuscì a diventare re sopra molti popoli degli Assiri. Sorse da lui l'errore dell'idolatria, e quando egli fu venerato, venne chiamato Baal, che noi chiamiamo Bel. Egli ebbe molti altri nomi ancora, ma più i nomi aumentavano, più la verità si perdeva. Cominciando da quel primo errore, ogni uomo che venne si mise
a venerare i suoi padroni e signori, gli animali e gli uccelli, l'aria e i corpi celesti, e un gran numero di cose mortali, finché l'errore finì con l'abbracciare tutto il mondo e si perse completamente la verità. Alla fine, nessuno conosceva più il proprio creatore, eccetto quelli soli uomini che parlavano la lingua ebraica, lingua che esisteva da prima della costruzione della torre. Ancora oggi gli uomini non hanno perduto interamente il dono che è stato fatto loro e conoscono le cose mediante la sapienza terrena, ma la comprensione dello spirito non è stata loro concessa. Essi capivano tuttavia che ogni cosa era stata plasmata a partire da una qualche essenza. Beh, indubbiamente possiamo ritrovare in questo scritto molti, molti collegamenti con quelle che sono le narrazioni del Vecchio Testamento. Parliamo di Adamo ed Eva, parliamo di Noè, che qui è chiamato noi, parliamo della Torre di Babele, dei tre figli che andarono poi a creare, a dar vita a tutte le popolazioni, Sem, Yafet e Cam, nelle tre zone, Africa, Asia e Europa. Tanti comunque sono stati i discorsi fatti sull'attendibilità delle prose dell'Edda come fonte dei miti scandinavi. Nonostante abbia composto il suo libro in epoca cristiana, Snorri attinge alle fonti pagane con scrupolo filologico, nel tentativo di non disperdere quello che era il patrimonio lirico e religioso del suo popolo. A volte però non si evince una perfetta coincidenza nel confronto tra i versi citati e il resoconto prosastico fornito da Snorri. Parte della critica moderna imputa Snorri di aver tralasciato o forse anche riadattato tutto ciò che poteva essere utile al suo fine, modificando così in maniera irrecuperabile quei miti che aveva deciso di tramandare. In realtà, per la maggior parte degli studiosi, l'approccio che Snorri ha con le sue fonti è comunque rassicurante. Inoltre è possibile che Snorri abbia attinto a fonti probabilmente più antiche, giunte a noi anche tramite la successiva Edda poetica. Comunque sembra che questa trasformazione sia avvenuta perché Snorri non conoscesse poi così bene l'argomento, oltre al fatto di essersi preso diverse licenze letterarie. Ma la verità non si sa poi così bene, quindi non è dato sapere effettivamente come le cose sono andate. Snorri, pur essendo uomo di cultura e gran conoscitore della cultura stessa, della letteratura e della poesia islandese in particolare, appartiene però ad un'epoca in cui il cristianesimo, che in Islanda si era affermato con forza, aveva indotto una nuova visione a cui l'Edda non poteva essere immune. Inoltre la tradizione orale dell'epoca aveva condizionato la mitologia, facendo sì che non sarebbe possibile individuare le eventuali manipolazioni da parte dell'autore stesso. Rimane da capire il problema legato al nome dell'opera, Edda, che non ha tuttora una spiegazione esaustiva. Questo titolo compare unicamente nell'intestazione del Codex Upsaliensis, dove troviamo scritto: questo libro si chiama Edda, lo ha composto Snorri Sturluson, e qui si segue l'ordine in cui egli lo dispose.
Vi risparmio ovviamente la lettura dall'originale che non sarei neanche lontanamente in grado di pronunciare in irlandese antico. Tra l'altro, questa annotazione non solo ci permette di far comunque risalire il libro a Snorri, ma è anche una preziosa indicazione del fatto che questo titolo fu attribuito al libro da un qualche letterato uomo di cultura venuto successivamente. Ma che cosa significa esattamente la parola Edda? Il termine Edda sembra avere il senso di antenata, di Ava. Potremmo anche dire tranquillamente bisnonna. Secondo tale interpretazione, tuttora accettata da diversi studiosi, per dirne alcuni, Boyer nel 1992, poco prima Dilma nel 1991, è stato possibile, tramite anche Vessiatori, affermare che il libro di Snorri avrebbe il senso di storie raccontate dall'antenata, storie dei tempi della bisnonna, passando appunto alla traduzione più stretta. Questo raro termine è attestato soltanto due volte in tutta la letteratura norrena. La prima è nel Rigshpula, che è un poema mitologico che è stato escluso dalla raccolta, tolto dalla raccolta della Ljóðedda, ma presente però nel Codex Wormianus. Qui si narra della mitica origine delle tre principali classi sociali della società scandinava medievale, dovuta alla visita del dio Rigr, un epiteto di Heimdall, che compare unicamente in questo poema. Egli infatti chiede dapprima ospitalità alla capanna di Ai, che vuol dire Avo, quindi alla capanna dell'Avo, e ad Edda, all'Ava, quindi all'antenata. E poi chiede ospitalità a quella di Afi, nonno, che vuol dire nonno, e Amma, nonna. E infine a quella di Fadir, padre, e Modir, madre. In seguito all'incontro con Rigr, ogni donna di ciascuna coppie, di queste coppie, dà alla luce dei figli, che saranno poi gli antenati, rispettivamente degli schiavi, degli uomini liberi e dei nobili. Che il termine Edda significhi effettivamente Ava, antenata, lo si deduce principalmente dal contesto di questo racconto. Infatti, se Ai è tuttora attestato in islandese moderno nel significato di antenato, la sua controparte Edda, la controparte di Ai, Edda, sembra essersi perduta invece nel periodo del basso medioevo. Il termine Edda compare inoltre nello Skaldska Parmal, dove Snorri fornisce una lista degli epiteti poetici per donna, e si legge infatti: la suocera è chiamata madre dell'uomo, è chiamata madre Modir, nonna Amma e terza Ava Edda. Quindi ecco qui il collegamento con la bisnonna. Eida significa madre, come dicevamo. E se Edda sia, come dice Snorri, una forma ipocoristica della parola Eida, che sarebbe madre, Frigga Edda può essere inteso come terza madre, quindi bisnonna, per l'appunto. Ritornando al Rigshpula, possiamo dunque intendere Ai ed Edda come bisnonno e bisnonna, creando dunque tutta una serie più specifica, più rigorosa, dove vi è il nonno e la nonna e quindi il padre e la madre, in base al linguaggio utilizzato. Ma arriviamo ai giorni d'oggi, dove l'Edda in prosa, detta anche, come abbiamo detto, Edda di Snorri, ci è stata tramandata in quattro codici più o meno completi. Il primo è il Codex Regius,
stato redatto nel 1325. Inizialmente era conservato all'interno della Biblioteca Reale di Copenaghen e questo manoscritto è stato consegnato poi nel 1985 dalla Danimarca all'Islanda ed è oggi custodito all'interno della biblioteca dell'Istituto Árni Magnússon di Reykjavik sotto la segnalatura GKS 2367 al quarto. Mentre il Codex Wormianus, conservato nell'Arna Magnenske Samling, che sarebbe la biblioteca universitaria di Copenaghen, fu probabilmente, si presume, composto nel periodo che va fra il 1340 e il 1350, comunque in quei 10 anni all'incirca, della metà del 1300. Poi vi è il Codex Triectinus, conservato nella biblioteca di Utrecht. Si tratta qui di una copia di un codice medievale, redatta questa probabilmente intorno al 1600. Parliamo di Islanda in questo caso. Il quarto invece, che è il Codex Uppsaliensis, è conservato nella biblioteca dell'Università di Uppsala. Questo è stato redatto nel 1300 ed è l'unico manoscritto dell'Edda in prosa che faccia un riferimento diretto all'autore e porta quindi il suo titolo. Molte fonti interessanti le potete trovare su questo argomento all'interno del sito bifrost.it, che devo riconoscere fatto molto molto bene e pieno di informazioni ben riportate e raccolte con dovizia e cognizione di causa, e dal quale ho anche potuto prendere la traduzione. La puntata di oggi termina qui e vi aspetto mercoledì prossimo con un altro affascinante argomento, sempre avvincente, per scoprire luoghi nuovi e misteriosi insieme a voi. Da Simone Colaiacomo una lieta serata e che il Genius Loci possa illuminarvi anche quest'oggi, ovunque siate. Buonanotte! Now hear my song about the dawn of the night. Let's sing the bard song tomorrow.